Bene, siamo in diretta per la terza puntata di Punto Spot, Colti in contropiede. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Sono due rappresentanti del SS Levante che insieme alla Lavagnese è capolista in Serie D. Vedete alla sinistra Giuseppe Stancampiano, portiere rossoblu. Ciao Beppe. Buonasera. E poi Marco Firenze, attaccante del Sestri Levante. Buonasera. Bene, iniziamo subito la trasmissione. Facciamo subito un resoconto sulla Virtus Entella, perché i biancocelesti sono partiti per Catania, dove domani giocheranno contro il Catania al Massimino, e sarà una partita importante per i biancocelesti, che ultimamente hanno anche ottenuto dei punti importanti in chiave salvezza. C'è stata la vittoria contro il Cittadella, la vittoria di sabato contro il Frosinone, che era arrivata a Chiavari forte dalla posizione di capolista appunto del campionato cadetto grazie alla rete di Pedro. Sono squalificati Volpe e Rinaudo, sono poi infortunati, come voi sapete, Baldanzeddu, Staiti, Cecchini, Moreo, Valagussa, Camigliano, Lewandowski, e si è aggiunto anche Troiano, colpito duro durante l'ultima partita di sabato. E però in difesa tornerà Michele Russo. Dirigerà l'incontro il signor Marco Zappatore della sezione di Taranto, poi l'arbitro è Michael Fabri della sezione appunto di Agrigento. Sarà coadiuvato da Marco Zappatore di Taranto e Alessio Zolfo di Pordenone. Il quarto uomo sarà Antonio Eros Laccagnina di Caltanissetta. Tra l'altro Fabri ha il cartellino giallo abbastanza facile, perché ha diretto 3 volte in Serie A, 38 volte in Serie B, ma ha già estratto nella sua carriera ben 197 cartellini gialli, quindi i biancocelesti sono avvisati. Quindi ricordo, domani ci sarà Catania Virtus Entella per il campionato di Serie B. Vado subito con i miei ospiti e vi chiedo subito: se ad agosto vi avessero detto la prima posizione in classifica ad ottobre, fino a ottobre, ci avreste creduto? Siamo con Beppe. Ti dirò, sai, penso che qualunque squadra all'inizio parte con l'obiettivo di fare il meglio possibile. Certamente pensare di ritrovarsi appunto oggi primi in classifica era una bella scommessa, però diciamo che fin dall'inizio noi abbiamo lavorato veramente duro per cercare di tenerci più in alto possibile in classifica, ecco, questo sì. Marco? Io concordo col mio compagno, penso che sin dai primi giorni di ritiro abbiamo lavorato, come ha detto lui, veramente duro, e non pensavamo probabilmente di essere in questa posizione di classifica, e lavorando giorno per giorno poi abbiamo dimostrato di poterci stare. Abbiamo fatto fino adesso ottime partite e penso che la classifica rispecchi quanto di buono abbiamo fatto fino adesso. Magari non siete la squadra più forte sulla carta, però si dice tanto che questo Sesti sia la forza del Sesti, sia il gruppo. Assolutamente, sulla carta non siamo assolutamente, non eravamo quelli più accreditati alla vittoria finale del campionato, e non lo siamo oggi. Però, come dicevi bene tu, cioè la nostra forza è il gruppo. È un allenatore che tiene molto a questo, che diciamo non si esalti soltanto il singolo, ma sia il gruppo a venire fuori, che è quello che ti permette poi nell'arco di una stagione di arrivare più in alto possibile, sì. Marco? La nostra squadra è un mix di ragazzi più giovani, ragazzi più esperti, e giocatori come Longobardi, come Boisfer, che hanno fatto tante partite in categorie superiori, si sono messi a disposizione della squadra e hanno sempre una parola positiva per il più giovane. Ci aiutiamo l'uno con l'altro, e anche fuori dal campo siamo ragazzi che comunque usciamo insieme, che ci frequentiamo, quindi è sempre un piacere stare tutti insieme. E come ha detto Beppe, la nostra forza più grande è proprio questa, è essere un gruppo veramente, veramente importante. Bene, intanto con i nostri ospiti ovviamente continueremo a parlare di Sesti Levante di Serie D, ma incominciamo anche la carrellata degli altri campionati. Partiamo con la terza categoria, campionato che ha visto sabato la quinta giornata di campionato. Adesso dovrebbero arrivare le schermate di Davide Cucco, eccole qua. Carlo Grasso Moniglia, vittoria del Moniglia 3-2, per la Carlo Grasso doppietta di Risotto, 1 su calcio di rigore, per il Moniglia doppietta di Carbone e rete di Cedolin. Leivese che batte l'Entella 1-0 grazie al gol di Gatto su calcio di rigore. Framura
Rupinaro Sport 2-0, Sassarini, Diego Rezzano, gli autori delle reti per il Framura. Poi l'Atletico Casazza ha battuto 3-1 la Radio Portofino, per la Radio Portofino Ruotolo, per l'Atletico Casazza Bacigalupo, Lavagnino e Marchese. Ricalcio Segesta 3-2 per il Ricalcio, due autoreti a favore del Ricalcio, due autoreti di Neri e poi la rete di Xanti per il Ricalcio. Per il Segesta invece hanno segnato Pellegatta e Caffese. Poi il derby di Rapallo, giocato ieri mattina al Macera, vittoria del Borgo Rapallo contro il United Rapallo grazie alle reti di Grammatica e di Manco, e poi vittoria del Valle contro l'Arenelle 4-2, doppietta di Della Cella, Bandini e Avorio per il Valle, mentre per l'Arenelle hanno segnato Cocchella e Benassi. Andiamo a vedere la classifica dopo 5 giornate, ma poi sono effettivamente 4 perché ricordiamo che ci sono state delle partite inviate per l'allerta meteo 2 di un paio di settimane fa. In testa troviamo Borgo Rapallo con 12 punti, poi a 9 punti Segesta e il Valle, 7 punti per il Framura, 6 punti per Atletico Casazza, Carlo Grasso e Moniglia, l'Arenelle, la Radio Portofino e la Levese, 4 punti per il Ricalcio, 3 punti per la United Rapallo, 1 punto per Entella e Rupinaro. Facciamo un passo indietro a mercoledì, perché Sesto è primo, ma non è primo da ieri, ma bensì dal recupero di mercoledì contro Borgomanero. Partita che è finita 3-0, il risultato potrebbe sembrare stata una passeggiata, ma insomma, che partita è stata? È stata una partita, diciamo, abbastanza complicata, perché comunque, sai, giocare ogni 3 giorni non è semplice. Siamo arrivati lì a Borgomanero e diciamo che il campo non era in ottime condizioni, c'era un bel po' di vento. Loro comunque non sono una bruttissima squadra, anzi, e perciò è stato un primo tempo veramente combattuto, diciamo. Ecco, poi nel secondo tempo siamo riusciti a venire fuori e a portare a casa la vittoria. Marco? Sì, è stata una partita difficile, soprattutto per le condizioni meteo che erano veramente brutte. C'era un vento che rendeva difficile giocare a calcio. E siamo riusciti poi a sbloccare la partita dopo pochi minuti del secondo tempo e l'abbiamo fatta nostra pochi minuti dopo, ed è stata una vittoria importante perché ci ha permesso appunto di agganciare subito la vetta della classifica e andarci a giocare la partita di ieri contro la Caronnese nel migliore dei modi, con la tranquillità giusta per poter giocare. Ecco. Tra l'altro, quando non eravamo ancora in collegamento appunto per la diretta della trasmissione, mi avevate detto che forse uscire dalla Coppa Italia è stato un bene. Ma diciamo che abbiamo avuto, come hai detto te prima, c'è stato il rinvio di alcune partite per l'allerta meteo. Avremmo dovuto giocare per 2 o 3 settimane di fila, sia la domenica che il mercoledì, e quindi avere così tanti impegni ravvicinati, comunque la stanchezza e la lucidità magari viene anche un po' a mancare, e sarebbe stato più difficile, ecco, affrontare tutti questi impegni così ravvicinati, ecco. Meglio così, Beppe? Ma sai, comunque sì, da una parte cioè, sono d'accordissimo con Marco, ecco, perché comunque è vero che sarebbe stato ancora più dispendioso affrontare un'altra competizione. Certamente non fa mai piacere perdere ed uscire da una competizione. Ah, però ai rigori, sì. E comunque diciamo che alla fine sì, ci siamo potuti concentrare meglio sul campionato, questo sì. Allora, ricordo che in terza categoria e in seconda categoria le partite che erano state rinviate 2 settimane fa per il maltempo verranno recuperate addirittura e ai primi di gennaio, quindi c'è tempo ancora per recuperare appunto le partite rinviate. Invece ricordo che il prossimo turno in terza ci sarà come partite Arenelle Radio Portofino, Atletico Casazza Entella, Carlo Grasso United Rapallo, Levese Ricalcio, Moniglia Valle, Rupinaro Sport Borgo Rapallo e Segesta Framura. Passiamo al campionato di seconda categoria, si è giocata la quinta giornata, vedete i risultati: Aurora Riese 1-0, la rete dell'Aurora è stata siglata da Moro, poi vittoria del Borgo Rotondo contro il Levanto 1-0 grazie alla rete di Picciao, 1-1 tra Carasco e Panchina, la rete del Carasco è stata segnata da Barbieri per la Panchina Ferlini, Cogornese Sori, vittoria del Sori 1-0 grazie alla rete di De Salvatore, poi Proreco Cogna 3-0, Piromalli, Canovi e Maggi, vittoria in trasferta Deva Marina della Ciasseta contro il Real Deva 1-0 grazie alla rete di Sparacio, e il
7-0 al Rivoli di Lavagna del Real Fieschi nei confronti dei sestieri. Doppietta di Giacomo Gandolfo, tripletta di Dasso, una rete di Casella e poi anche un'autorete. Andiamo a vedere la classifica dopo 5 giornate. In testa del Real Fieschi insieme al Sori con 12 punti, 8 punti per la Proreco, 7 punti per la Ciassetta e l'Emoto, 6 punti per il Borgo Rotondo e il Cogna, 5 punti per la Riese, 4 punti invece per l'Aurora e la Panchina, 3 punti per i sestieri, 2 punti per la Cogornese, 1 punto per Real Deva e Carasco. Allora, quasi quasi faccio ancora rifiattare un po' i miei ospiti. Allora andiamo a vedere le immagini di Aurora Riese. Le immagini sono state filmate da Angelo Ryan Coriandolo, che ci racconta appunto questa partita giocata sabato pomeriggio all'Andesen di Sesse Levante. Cristian Figone, allenatore dell'Aurora, una partita che vi vede portare 3 punti preziosi. Sì, sono i primi 3 punti del nostro campionato, molto sudati, e devo dire che finalmente li abbiamo fatti, ce li siamo meritati ampiamente, perché abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo giocato a calcio e devo dire che abbiamo sbagliato tanti gol, e questo è il nostro difetto forse di questo primo inizio di campionato, perché anche con Real Fieschi, Sestieri e Levanto abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Anche oggi, visto il risultato, dopo tante azioni del gol, abbiamo fatto un gol nel secondo tempo al 40esimo e devo dire un euro gol di Murillo, che gli faccio i complimenti, perché sono quei gol che speriamo che aprino la strada a questa Aurora, perché devo dire che veramente tanti ragazzi bravi, di qualità e di quantità, che sicuramente meritano qualcosa in più che la seconda categoria. Tengo a sottolineare magari anche i nuovi arrivi, quelli Tomaini, Cafferata, è arrivato Montepagano, è arrivato, è ritornato Castronovo, poi non dico tutti i nomi perché poi qualcuno me li scorderò, ma siamo un gruppo di 25 persone che dal 1° di settembre ci stiamo allenando e stiamo continuando a essere allenamento 25 sempre, e siamo veramente, veramente pronti per la categoria. Speriamo, lo ripeto, che questa vittoria apra la strada a questa ora qua. Purtroppo domenica andiamo già a imbattere con una partita molto, molto dura col Sori, che è prima in classifica pari metri con la Fesca, a parte oggi che non so cosa ha fatto, però questo porterà morale nei due allenamenti che andremo a fare la prossima settimana. 90 minuti con il profumo del gol, moltissime le occasioni create da entrambe le parti per gli uomini del presidente Marullo, purtroppo la prima sconfitta. Sì, purtroppo oggi è arrivata la prima sconfitta, una partita equilibrata come hai detto te, molte occasioni da ambo le parti, resta il rammarico di aver subito un bellissimo gol, tra l'altro da sottolineare, nel momento migliore dei nostri ragazzi. C'è stata subito una reazione partendo dal fatto che il gol dell'Aurora è arrivato all'88esimo, subito dopo siamo riusciti ad andare in rete, ma è spiegabilmente un gol annullato. Presumo che l'arbitro abbia visto un tocco di mano, ma sinceramente dalla tribuna no, non si è visto nulla. Comunque complimenti ai ragazzi, siamo sulla strada buona per una neuropromossa. È veramente tanta roba. Il prossimo turno dove vi vedrà impegnati? E il prossimo turno ospiteremo in casa il Real Fieschi, anche quella sarà una partita molto dura, ma sono sicuro che scenderemo in campo con la concentrazione giusta e di fare una buona partita. Dispiace il fatto di non aver avuto il mister in panchina oggi per aver subito una squalifica di 2 giornate, a mio avviso immeritata, dopo quello che si è visto sabato sul campo. Bene, avete visto il gran gol di Moro per la vittoria dell'Aurora, abbiamo anche ascoltato le parole di Marcello Cristian Figone, allenatore dell'Aurora, e le parole del presidente della Riese, Saverio Marullo. Torno ai miei ospiti. Allora, abbiamo parlato della partita del Borgo Manero, parliamo della Carronnese, partita vinta contro quella che era capolista insieme a voi alla Lavagnese, una squadra che giocava in casa ma che si copriva molto, stava molto dietro. Sì, infatti i primi 10 minuti sì, stavano tutti dietro la linea della palla nella loro metà campo, e poi dopo il nostro gol si sono sbilanciati un po' di più, hanno cominciato a giocare,
però questo è il segnale che ora le squadre che giocheranno contro di noi partiranno sempre un po' sul chi va là, perché comunque adesso sanno qual è la nostra forza e che possiamo fare male comunque in qualsiasi momento della partita. Beh, per una partita temutissima dai tifosi, anche i più ottimisti non si aspettavano forse una vittoria, un pareggino forse. Ma ti dirò, anche noi diciamo che non la temevamo, ma la rispettavamo tanto, perché comunque la Caronese è una squadra che esprime veramente un buon calcio, al di là appunto che domenica ci ha sorpreso un po' il loro atteggiamento del primo quarto d'ora, che diciamo ci attendevano un po'. E nonostante questo appunto siamo stati bravi nel tenere la palla e con calma cercare gli spazi e poi fargli male appunto col gol di Marco. Dopo il gol sì, si è aperta un po' di più e loro sono venuti fuori, però penso che non abbiamo rischiato niente, abbiamo messo in campo veramente il cuore domenica per riuscire a portare a casa ancora una volta i tre punti e a tenere la testa ancora. E come ha detto Beppe, noi abbiamo messo in campo il cuore, ma vorrei fare veramente un applauso ai ragazzi della curva che sono venuti sino su a Milano, si sono fatti 200 km affittando un pullman e si sono fatti sentire per tutta la partita. Questa è una cosa che per noi è motivo di grande orgoglio. Non ci sono, penso, tifoserie come fino adesso, almeno le squadre che abbiamo incontrato, come la nostra, quindi questa è una cosa che vorrei sottolineare, perché sono veramente ragazzi che meritano di avere una squadra che comunque possa lottare per i primi posti in classifica. Ecco. Allora, di questa giornata sempre abbiamo le immagini di Sestieri-Real Fieschi, partita finita 7-0. Se Davide Cucco è d'accordo, mandiamo in onda le immagini. Intanto che scorrono le immagini, chiedo a Marco, nel Real Fieschi c'è un tuo amico che gioca, che è Giacomo Gandolfo. Sì. Ora, ok, seconda categoria, una squadra che è anche impredicata a vincere il campionato e salire in prima categoria, però fa un po' dispiacere vedere un giocatore come Giacomo. Sì, Giacomo è un bravissimo giocatore, oltre che essere veramente un ragazzo fantastico. E lui, da quando lo conosco, i gol li ha sempre fatti in qualsiasi categoria abbia giocato. Ora so che è andato a giocare in questa categoria perché ha incominciato a lavorare dopo che si è laureato e per gli impegni appunto lavorativi non riusciva a sostenere i ritmi di allenamento come magari possono esserci in altre categorie, quindi comunque sono contento perché non perde mai la voglia di divertirsi e questi gol che anche ha fatto questa domenica lo dimostrano, perché ama giocare a calcio, ecco. Ascolta, ieri ti ha telefonato per farti complimenti. Sì, mi ha chiamato ieri sera per farmi complimenti e infatti sono molto contento perché lui è contento per me come io lo sono per lui, ecco. Allora, intanto che appunto abbiamo parlato con Marco di Giacomo Gandolfo, che è solo uno dei tanti ottimi giocatori che ha il Real Fieschi, squadra che è accreditata per la vittoria finale, ma bisogna stare attenti alle due squadre retrocesse l'anno scorso dalla prima categoria, ovvero il Sori e la Proieco. Ricordiamo i marcatori: c'è stata una doppietta di Gandolfo, poi tre gol di Marco Dasso, poi c'è stata una rete di Casella e poi un'autorete che ha di fatto arrotondato ulteriormente il risultato a favore del Real Fieschi di Claudio William Bottaro, allenatore che non ha bisogno di presentazione, che era già arrivato l'anno scorso alla guida dei Sestieri, tra l'altro del Real Fieschi, tra l'altro per parlare di Real Fieschi, tra poco più di tre quarti d'ora ci collegheremo poi con uno dei giocatori bandiera appunto del Real Fieschi, ovvero Gabriele Garbarino, che è impegnato, perché le squadre di seconda e terza si allenano di sera, è impegnato in allenamento, però ci ha promesso che appena finisce allenamento intorno alle 9:30 si collegherà con noi e quindi ci racconterà un po' questa vittoria del Real Fieschi nei confronti dei Sestieri e anche comunque della stagione fin qui disputata dalla squadra del presidente Andrea Levaggi. Intanto ricordo che anche in seconda categoria ci sono delle partite che sono state rinviate due settimane fa appunto per l'allerta maltempo, anche in questo caso le partite verranno recuperate il 10 di gennaio. Ricordo che il prossimo turno in seconda categoria vedrà Acciassetta Borgo Rotondo al Riboli di Lavagna, Cogornese Caracco al San Martino ovviamente di San Salvatore di Cogorno, poi Cornia Real Deiva, Levanto Sestieri, Panchina Prodecco, Riese Real Fieschi e Sori
Aurora. Intanto che ancora scorrono le immagini, perché insomma 7 gol sono tanti, chiedo a Beppe, allora sei tornato, o meglio, già l'anno scorso eri tornato in Tiguglio, quanti anni è che sei qua? Perché poi eri andato anche via, no? Se non ricordo male. Sì, ho fatto il primo, diciamo, un anno e mezzo con la Capenanese, sempre del presidente Stefano Risaliti, vincendo anche il campionato d'eccellenza 5 anni fa. Poi sono tornato l'anno scorso al Chiavari e questo è il mio quarto anno, diciamo, è così, che faccio qui in Liguria. E diciamo che ci sto benissimo. Questo trovi bene? Assolutamente. Poi conosci anche bene la dirigenza, insomma. Sì, è una dirigenza con la quale appunto lavoro da 4 anni, della gente veramente non solo competente sul campo, ma di una professionalità e di un'umanità che penso che in queste categorie è veramente difficile trovare. Marco, immagino che anche per te il fatto di, perché poi tu sei di Sesti, sì, abiti a Rimini, sei di Sesti, il fatto di aver vestito la maglia del Sesti, anche perché c'è una dirigenza che conoscevi bene, insomma, nel calcio di oggi poi non è neanche facile trovare dirigenti che... No, assolutamente. Quando promettono qualcosa poi mantengono. Assolutamente, sono delle persone molto serie, infatti appena mi è arrivata la loro chiamata non ci ho pensato 2 volte ad accettare, e poi appunto perché io comunque sono di Sestri è un piacere per me poter giocare con la maglia rosso-blu e appunto regalare queste gioie ai nostri tifosi che se lo meritano, e speriamo di continuare così perché è bello stare lassù. Beppe, lui parlava dei tifosi, fosse il valore aggiunto di questa squadra? Sì, assolutamente, si è creato intorno a noi un grandissimo entusiasmo, diciamo, appunto come diceva Marco, da parte dei nostri tifosi che ci hanno seguito anche ieri facendo veramente dei sacrifici, e anche comunque in casa ci fanno sentire tanto il loro appoggio, il loro sostegno, appunto, e noi continuiamo a lavorare con i piedi ben piantati per terra, sapendo quali sono le nostre possibilità e cercando però nonostante questo di sognare quanto più possibile, ecco, questo sì. Allora, proseguiamo ancora il nostro discorso riguardante, intanto sono già partite le immagini, però dobbiamo prima ancora far vedere le classifiche. Girone B di prima categoria, il girone del sabato, si è giocata la 6ª giornata, la Rovente ha sconfitto la Rapid Nozzarego 3-1 grazie alle reti di Melelli, Ogno e Nerotti. Per la Rapida invece la rete è stata siglata da Lalli, e è sconfitta 3-0 purtroppo del San Lorenzo, che ha perso a Marassi contro gli amici Marassi. Vedete qua tutti gli altri risultati, andiamo a vedere la classifica. Le zone nobili della classifica non riguardano purtroppo le nostre squadre, a eccezione della Ruentes, che è la grande sorpresa di quest'anno. Tra poco adesso ci collegheremo anche con Gabriele Piegari, direttore sportivo appunto della Ruentes. Dicevamo, la Ruentes che è una squadra che è stata fondata nel 2010, ha vinto al primo anno il campionato di terza categoria, poi il campionato di seconda categoria, poi l'anno scorso una salvezza ottenuta proprio nei minuti finali, negli ultimi scampoli appunto del campionato, e poi quest'anno la squadra sta facendo decisamente bene. Poi comunque vedete la classifica, c'è la Rapid Nozzarego a 6 punti nella colonna di destra, e poi il San Lorenzo che ha 4 punti, e qua invece c'è già un recupero fissato per dopodomani, ovvero mercoledì alle ore 20:30 il San Lorenzo sarà impegnato contro la Rossiglionese. Se Cucu è d'accordo, ci potremo cominciare a collegare con Gabriele Piegari, e nel frattempo guadagno del tempo e vi chiedo, Mautone e Dolce, che sono vittime di 2 infortuni, come stanno e i tempi di recupero? Sapete qualcosa? Allora, io ero con Beppe Dolce oggi pomeriggio, che purtroppo lui a nostro avviso ha un infortunio un pochino più grave rispetto a quello di Mautone, ma speriamo tutti che possano rientrare il prima possibile, perché sono 2 giocatori fondamentali per la nostra squadra, anche se chi li sta sostituendo lo sta facendo alla grande. Però sono 2 giocatori appunto che ci possono dare veramente una grande mano, e quindi speriamo tutti possano rientrare il prima possibile, speriamo entro i primi di dicembre, fine novembre, quindi non dovrebbe essere una cosa come si pensava grave, però il tempo di recupero dovrebbe essere questo, ecco. Beh, per certo che avere Mautone davanti è una bella sicurezza, comunque. Sì, sì, assolutamente, Francesco è un giocatore, diciamo, abbastanza esperto, no? Sono tanti anni che,
che naviga in queste categorie. Io con lui ho giocato già 10 anni fa, la prima mia esperienza in Serie D. Ma cogliamo appunto l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a questi due nostri compagni per questo infortunio, e loro sanno comunque di star ben tranquilli, che li aspettiamo a braccia aperte. E comunque, appunto, come diceva anche Marco, chi li sta sostituendo, che poi in un gruppo di 20 ragazzi come noi non ci sono dei titolari, c'è soltanto 11 maglie che vanno in campo all'inizio, e sappiamo tutti che tiriamo avanti per un obiettivo. Siamo in collegamento con Gabriele Piegari, direttore sportivo della Rowentes. Ciao Gabri, mi senti? Ciao Joel, buonasera. Allora Gabriele, c'è da raccontare questa grande vittoria di sabato, ma mi devi raccontare questo inizio di stagione straordinario della tua Rowentes. Non ce l'aspettavamo neanche noi, Ecco, sinceramente. bene. No, sabato è stata una partita molto strana perché dopo 20 minuti avevamo già fatto due sostituzioni, abbiamo perso Emanuele Oneto e Iannuzzi per due infortuni al ginocchio, quindi avevamo già fatto due cambi dopo 20 minuti, una partita dove i nostri avversari sono partiti alla grande, ci hanno messo in difficoltà. La prima mezz'ora, devo dire, ho visto un'ottima rapida Nozzarego. Poi noi abbiamo avuto sicuramente la fortuna di fare il gol del vantaggio nel loro momento migliore. È stato un corner di Rabaglio, intorno al 35esimo minuto, Lalli di testa ha fatto gol e da quel momento in poi è cambiata la partita, perché poi siamo stati anche bravi. Abbiamo fatto il 2-0 in chiusura di tempo con Melelli. Poi ci siamo difesi bene, abbiamo fatto il terzo gol. Devo dire che dal primo gol in poi sicuramente si è visto anche una bella Rowentes, ecco, quindi sicuramente merito anche ai nostri avversari per quello che hanno fatto nella prima mezz'ora, ecco. Ecco Gabri, avete sofferto un po' l'anno scorso, avevate fatto bene in terza, avevate fatto bene in seconda. Quest'anno mi fermo. Ti fermi? Vi fermate? Sì, no, nel senso sicuramente ci è servita tanto la scorsa stagione, perché sicuramente la prima categoria è un campionato dove c'è un notevole salto tra la seconda e la prima. L'anno scorso abbiamo perso tante partite di misura per inesperienza, cioè, e a forza di ingoiare bocconi amari ci siamo un po' svegliati, e quindi quest'anno sicuramente c'è uno spirito diverso. Abbiamo cambiato anche qualcosina a livello di formazione, sicuramente siamo un po' più competitivi. Devo dire che Pernigotti con i ragazzi, con i nuovi arrivati, si è creata subito una bella sinergia, stiamo lavorando bene, quindi sicuramente non volevamo ripetere la partenza ad handicap come l'anno scorso. Siamo partiti bene, sappiamo benissimo che non abbiamo fatto niente, perché ancora stasera parlavamo nello spogliatoio, cioè sicuramente abbiamo fatto 11 punti, ma siamo ancora in tempo per rovinare tutto, quindi non, assolutamente non ci montiamo la testa, perché sappiamo benissimo che se non diamo il 110% ogni volta noi possiamo perdere da chiunque, ecco. Quindi già sabato abbiamo una partita molto difficile, perché a parte che abbiamo adesso, martedì prossimo faremo il recupero. Ah, ecco, hai fatto bene a ricordarlo, perché ho detto che dopodomani San Lorenzo recupera con la Rossiglionese alle 20:30. Voi quindi recuperate settimana prossima? Recuperiamo martedì prossimo, dovrebbe essere il 4, giochiamo a Bavari alle 20:30 contro la Burlando. E quindi abbiamo sabato, giochiamo in casa al Macera contro la Cella, poi andiamo martedì in recupero, poi andiamo a Roncoscrivia il sabato dopo. Abbiamo tre partite difficili, ma parlando di questa di sabato, affrontiamo una squadra che comunque ha già affrontato le prime due squadre, le due squadre che ci precedono, hanno perso di misura, hanno fatto tre pareggi di cui due fuori casa, quindi sicuramente è una partita molto difficile che sicuramente non prenderemo sotto gamba guardando il punteggio in classifica. Ecco, parlavamo ancora stasera nello spogliatoio, è una partita che temiamo, ci teniamo a fare bene, ecco, comunque siamo in casa nostra e sicuramente ci teniamo a far bene. Va bene Gabri, io ti ringrazio e spero di averti ospite da me presto.
quando vuoi, non c'è nessun problema, ti ringrazio, saluto i tuoi ospiti e complimenti a Sesto Rilevante, che so che sei contentissimo. Ti ringrazio, va bene, grazie ancora, ciao ciao. Bene, abbiamo ascoltato il direttore sportivo appunto della Ruentes, abbiamo detto del girone B, ha detto anche del recupero, ma sabato il prossimo turno vedrà Ruentes Cella, Praese Rapid Nozzergo e San Lorenzo Ronchese. Andiamo a vedere il girone C, c'è solo una nostra squadra, la Calvarese, che ha pareggiato 1-1 contro il Valletta Lagaccio. Per la Calvarese ha segnato Segre su calcio di rigore, tra l'altro un rigore procurato dallo stesso Segre, poi c'è stato il pareggio immediato degli ospiti su azione da calcio da fermo. Anche la Calvarese recupererà dopodomani, perché giocherà mercoledì 29, appunto dopodomani alle ore 21 contro il Libraccio, giocherà in casa la Calvarese. Andiamo a vedere anche la classifica. Vedete, la Calvarese occupa una posizione di metà classifica con 7 punti. Marco, mi descrivi un po' Baldini com'è? Guarda, io non lo conoscevo personalmente, è una persona che comunque prima di essere un allenatore di calcio si è dimostrato di essere un uomo vero, che nel mondo del calcio a volte è veramente difficile trovarne. E poi è un allenatore che comunque ha dato subito la sua impronta alla squadra con il gioco, con il gioco offensivo, ha creato un gruppo che, come abbiamo detto prima, è la forza più grande quest'anno del Sestri, e i risultati gli stanno dando ragione, quindi sta dimostrando di essere un ottimo allenatore per questa categoria, e sperando che poi un domani possa salire, perché comunque se fa bene sicuramente avrà opportunità importanti in categorie maggiori, perché comunque penso se lo meriti. Beppe, pensi anche che questo sia il campionato della maturità per il gruppo, diciamo quello storico che viene dalla Caperanese, dalla Chiavari Caperana? Ci siete tanti, sei te, Bettati, ce ne sono diversi. Sì, diciamo che appunto siamo diversi ragazzi che ci siamo ritrovati già dall'anno scorso a lavorare insieme. Beh, sai, passare comunque da un quartiere come Caperana, dove comunque tu metti la massima professionalità a disposizione, passare in una città come Sestri, diciamo che gli stimoli, come ti posso dire, l'attaccamento diciamo alla maglia è stato veramente forte, e per noi penso che questo possa essere veramente, non solo per noi ma per tutta la squadra, per ragazzi appunto come Marco, come Dolce, come Bettati, che sono ragazzi ancora del 92, 93, 91, io penso che ci hanno veramente un bel futuro davanti, e se riescono, come dicevamo, a tenere i piedi per terra, a lavorare e seguire il mister come stiamo facendo, abbiamo fatto in questi 3 mesi, io penso che sì, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni in generale, diciamo così. Girone D di prima categoria, andiamo a vedere i risultati. Qua ci sono 3 squadre del nostro territorio impegnate in questo campionato. Vedete, il Santa Maria ha perso in casa 4-3 contro il Vezzano, non sono bastate le 3 reti di Casaleggi ad evitare la beffa della sconfitta per la squadra allenata da Emilio Garbarino. Poi il Moneglia ha perso in trasferta 3-1 contro la capolista Ricolle Rondini, la rete dei Blau, degli Azulgrana e di Resina, e poi il San Pia di Canne ha vinto 2-1 a Levanto contro il vecchio Levanto. Per il San Pia di Canne le reti sono state siglate da Testini e da Asimi. Vedete adesso la classifica: in testa Marolle e Ricolle Rondini 18 punti, 11 punti per il Ceparane e Colli di Luni, 10 punti per il Real Fiumaretta, 8 punti per il vecchio Levanto e il Follo, 7 punti per la Castelnovese, 6 punti per il Foccemagra Meglia e il San Pia di Canne, 5 punti per Cinque Terre e Monver, 5 punti per la Migliarinese, 4 punti per il Vezzano, 3 punti per il Beverino e il Moneglia, ultimo con 2 punti il Santa Maria San Salvatore. Di questo girone abbiamo le immagini di vecchio Levanto San Pia di Canne, le immagini sono di Angelo Ryan Coriandolo, abbiamo ascoltato anche a fine partita l'allenatore Giovanni Tassano. Allora andiamo col servizio e poi torniamo in studio con i miei ospiti. Vecchio Levanto San Pier di Canne 1-2, una vittoria importantissima e in trasferta per l'11 di mister Tassano, 3 punti davvero pesanti. Ma 3 punti importanti,
ci siamo levati un po' di dosso, un po' di malumore, un po' di tristezza. Venivamo da 4 partite giocate comunque bene, mancava solamente il risultato. La squadra ha patito questo, pativa questa pressione qui. Oggi siamo andati alla fine del primo tempo, perdevamo nuovamente 1-0 sull'unico tiro in porta fatto dal Levanto. Io ho detto ai ragazzi che non avevamo mai giocato bene, così bene come oggi nei 2 anni di prima categoria, sarebbe stato un peccato. La nostra regola è 2 settimane che dico ai ragazzi di credere in quello che fanno. L'hanno dimostrato, hanno fatto un secondo tempo ancora migliore, non ci siamo accontentati addirittura dopo aver pareggiato. Direi una vittoria meritata per come si è sviluppata la partita. Ecco. Il prossimo turno dove vi vedrà impegnati? Ma adesso altre 2 partite in settimana, questo ciclo di 3 partite in 8 giorni, andiamo giovedì a recuperare col Santa Maria. Partita da prendere con le molle, si gioca su un campo piccolino e vedremo di adeguarci martedì in allenamento. Poi non so nemmeno domenica che abbiamo, pensiamo a questa e vediamo. Siamo già contenti così, erano 3 punti che danno tanto ossigeno e soprattutto il sorriso, che è quello che serve. Bene, abbiamo visto le immagini provenienti dal Molteddi di Levanto, dove appunto il San Pierdicane di Giovanni Tassano ha sconfitto il vecchio Levanto di Luca Piroppi, ex conoscenza del nostro calcio, adesso allena appunto la squadra bianco-celeste. Prossimo turno per quanto riguarda il girone D di prima categoria: San Pierdicane, Beverino, Moneglia, Colli di Luni e Castelnovese, Santa Maria, San Salvatore. Marco, la migliore partita vostra è quella che secondo te non è stata all'altezza delle vostre potenzialità? Sicuramente la partita che non è stata all'altezza delle nostre possibilità secondo me è stata quella Vado. Siamo incappati, ecco, in una brutta domenica tutti quanti, infatti poi quella partita lì l'abbiamo persa. E mentre la partita che secondo me abbiamo giocato meglio è stato il derby con la Lavagnese, a livello proprio di calcio, di come abbiamo giocato, come abbiamo preso la partita, ecco, con la giusta cattiveria, e infatti poi abbiamo portato a casa il risultato. E anche questa di domenica, comunque, come in fase difensiva siamo stati molto bravi contro un'ottima squadra, secondo me la migliore fino adesso che abbiamo incontrato, che faceva veramente un bel calcio. E quindi ecco, queste secondo me sono le 3 partite che in peggio e in bene che abbiamo fatto. Beppe, ti avviso che Vittorio Raffo stamattina davanti a un caffè mi ha detto che quella di ieri è stata la migliore partita. Sei d'accordo? Sì, appunto, come diceva anche Marco, io penso che Vado sia la domenica un po' più storta che abbiamo preso finora, mentre Lavagna e quella di ieri sono state, penso, le 2 domeniche dove siamo riusciti ad esprimere veramente un buon calcio. Allora, finisce la prima parte del nostro programma, adesso c'è un po' di pubblicità, ma poi riprenderemo con Beppe Stancampiano e Marco Dolce a parlare sempre di Sesto Levante, di Serie D, e poi la nostra carrellata di promozione eccellenza e poi ovviamente anche di Serie D, perché avremo anche le immagini del recupero della Lavagnese di mercoledì scorso e le immagini del Sesto appunto di ieri pomeriggio. E poi ancora 2 collegamenti telefonici, tra poco sentiremo Claudio Ghirlanda del Levi e poi Gabriele Galbarino del Real Fischi. Tutto questo a tra poco, dopo la pubblicità. Bene, seconda parte di Punto Sport, iniziamo con la promozione. Intanto chiedo a Davide Cucco se può cominciare a collegarsi con Claudio Ghirlanda, che è il centrocampista del Levi, squadra che ha vinto ieri pomeriggio. E intanto vediamo anche le schermate. Si è giocata la 7ª giornata del campionato di promozione. Casalza Ligure e Lerici 2-2 per i Casalza, doppietta di D'Amelio. Mocconesi Valdaveto 1-1 per i Mocconesi, ha segnato Trebini, per la Valdaveto Lorenzotti. E come abbiamo detto, poi c'è il Levi che ha vinto a Spezia contro l'Ortonovo 2-1, rete di Massaro e appunto di Claudio Ghirlanda. E Camogli purtroppo ha perso 3-1 a Genova contro l'Amicizia Lagaccio. La rete dei bianconeri del Golfo Paradiso è stata siglata da Venturelli. Eccola qua la classifica: in testa troviamo il Canaletto con 19 punti, 17 punti per il Real Valdivara, squadra che è allenata da Gianni Siri, che ha diversi giocatori che noi conosciamo come Pierpaolo Lanati, Alessandro Michelis, Andrea Rei e anche Davide Mozzacchioni. Ma adesso abbiamo anche il collegamento Claudio Ghirlanda. Pronto Claudio?
Vediamo. Pronto Claudio? Pronto, ciao Gioia, buonasera a tutti. Ciao Claudio, allora hai segnato uno dei due gol del Levi, raccontami un po' questa vittoria. Allora dai, una grandissima vittoria per come si era messa la partita, comunque un campo non facile dove tante squadre sicuramente perderanno dei punti, campo comunque in erba però dove era molto difficile giocare a calcio perché non avevo un terreno diciamo bellissimo. Siamo andati in svantaggio a 10 minuti appena iniziato il secondo tempo, dopo 10 minuti abbiamo avuto una bella reazione con un gran gol di Daniele Massaro che sta dimostrando anche quest'anno di essere un grande attaccante e poi niente, verso la fine sul grande assist del bomber Tuccio sono riuscito a decidere questa partita e sono molto contento. Ascolta Claudio, non potete neanche tanto godervi questa vittoria perché già dopo domani tornate in campo, giocate contro la Val d'Aveto al Danieri di Caperana alle 17, non è una partita come le altre, eh? Esatto, beh Gioia, come tu ben sai siamo tanti ex da una parte e dall'altra, tutti ci teniamo a vincere questa partita, insomma noi vorremmo continuare, anzi vogliamo continuare in questo filotto positivo, la Val d'Aveto deve cercare ancora la sua prima vittoria stagionale e quindi spero che insomma siamo due squadre che tutte e due vogliamo vincere, speriamo venga una bella partita. Claudio, come ti stai comportando in promozione? Eri già là la più forte della prima categoria, in promozione? Dai Gioia, è un bel campionato, un campionato diverso sicuramente con la prima categoria perché ci sono molto più giovani, insomma ci sono anche giocatori d'esperienza che è anni che fanno questa categoria. Per quello che mi riguarda dico, è stato un buon inizio comunque, due gol, un inizio un po' inaspettato, spero di continuare così e di portare altri punti a Levi. L'obiettivo? Salvezza tranquilla? Ma Gioia, ti dico, l'obiettivo è quello di vincere ogni partita, speriamo di riuscire a vincere il più possibile e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Va bene, ok Claudio, io ti aspetto. Posso rubarti un secondo? Ah, è vero, assolutamente. Voglio salutare Mattia Sivori che domani subirà l'ultimo intervento, che gli levano il ferro dal femore e niente, speriamo di rivederlo al più presto sui campi da gioco. Assolutamente, il mio augurio anche personale per Mattia Sivori, hai fatto bene a ricordarlo. Claudio, io ti ringrazio, ci vediamo grazie presto. Grazie a te Gioia, un saluto a tutti. Grazie ancora, abbiamo ascoltato quindi Claudio Ghirlanda, centrocampista del Levi e come vedete è qua con Simone Tuccio che mostra una maglietta perché come abbiamo già fatto settimana scorsa abbiamo lanciato l'appello e tantissime squadre, tanti giocatori hanno raccolto appunto l'appello di comprare questa maglietta con un'offerta minima di 10 euro e già la Lavagnese e la Panchina hanno già indossato questa maglietta, ci dovrebbero essere anche delle fotografie, se le facciamo vedere dopo, va bene. Comunque è un'iniziativa che sta prendendo piede ed è una cosa positiva perché i proventi vanno per gli alluvionati di Genova e provincia. Mi spendete una parola per il presidente, che lo conosciamo, una persona abbastanza passionaria, ha fatto questa scelta di venire a Sestri. Qualcuno ha detto, ma come, di Chiavari, cose così, eppure sembra il più sestrino di tutti. Ma ti dirò, lui è... io lo conosco da un po' di anni, diciamo ormai, il presidente Risaliti. Lui è una persona molto ambiziosa, molto competitiva e perciò secondo me la scelta di Sestri è stata derivata appunto per questo, perché comunque nel Chiavari... io penso che abbia fatto un miracolo portando la Caperanese e sfiorando quasi ai playoff della Serie D per qualche anno di seguito. E io penso che la scelta di Sestri sia stata dovuta a questo, che lui a Sestri possa togliersi, speriamo possiamo toglierci tutti insieme, delle grandi soddisfazioni. Marco? Io l'ho conosciuto un anno quando sono stato a Chiavari con lui. È una persona molto seria, Sestri, quello che è da dire è che parlando di organizzazione non manca niente, non ci manca niente, e poi lui è il nostro primo tifoso, quando si vincono le partite è il primo a entrare nello spogliatoio a festeggiare con noi, e come ha detto Beppe, quindi speriamo poi tutti insieme di toglierci qualche soddisfazione a fine dell'anno insieme a lui che comunque se lo merita. Ecco.
Anche perché quando si perde tremano i muri. Allora, i recuperi delle prossime partite, dopo domani ci sarà Valdavato-Levi che si giocherà dopo domani, come detto, alle ore 17 al Daniele di Caperane, Amicizia Ragaccio-Casazza-Ligure che si giocherà sempre dopo domani, ma alle ore 19. Mentre giovedì, il giorno dopo, sempre per i recuperi di prima categoria, Mocconesi-Baiardo alle 15.30 al Colombo di Ferrara di Mocconesi, poi ci sarà la partita del Camogli-Avegno che giocherà contro il San Desiderio in trasferta alle ore 20 di giovedì 30. Mentre domenica, quindi doppio impegno oltre a quello infrasettimanale, il turno prevede Camogli-Avegno-Mocconesi, Levi Little Club Gimora, Taros Sarzanese Casazza-Ligure e Valdavado Athletic Club. Bene, possiamo passare al campionato di eccellenza. Facciamo vedere le foto? Allora, facciamo vedere le foto. Abbiamo detto della maglietta, non c'è fango che tenga. Avevamo lanciato l'appello con Cristian Gastrini, giocatore della panchina. E adesso tutte le squadre, ecco, questa è la panchina, squadra di seconda categoria dove gioca appunto Gastrini. Tutti i giocatori hanno comprato una maglietta e l'hanno indossata prima appunto della partita giocata contro il Carasco. Questa è stata la panchina. E adesso vediamo anche la Lavagnese che ieri, prima della partita con il Dertone, è scesa in campo appunto con questa maglietta, potete riconoscere Capitan Venuti e poi tutti gli altri giocatori bianconeri. Bene, eccellenza, settima giornata, vediamo i tabellini. Il Rapallo ha pareggiato 2-2 contro la Fezzanese grazie alle reti di Florio e di Dio, queste sono le reti segnate appunto dal Rapallo. Il Riva Samba ha perso in casa l'Andersen contro il Molassana 1-0 e la Samba Gritese ha ottenuto un punto nel sempre difficile campo di Ventimiglia. La rete degli arancioni è stata segnata da Cristian Fontana. Andiamo a vedere la classifica. In testa troviamo il Ligona che ha sconfitto il Genova Calcio nello scontro appunto tra le due genovesi, 18 punti, punteggio pieno. Ricordiamo che qua si è giocata la settima giornata, ma giornate di effettive sono state solo 6. Poi Magrazzurri 14 punti insieme al Rapallo, 10 punti per l'Imperia al finale, 9 punti per la Samagritese e il Genova Calcio, 7 punti per il Ventimiglia, la Cairese, il Quigliano e il Busala, 6 punti per la Fezzanese e la Sesterese, 5 punti per il Riva Samba e il Molassana, ultimo con 3 punti la Veloce Savona. Di questa giornata abbiamo le immagini di Rapallo Fezzanese finita 2-2. Intanto che scorrono le immagini, chiedo a Beppe, tra i marcatori c'è un tuo ex compagno di squadra che è Gerardo Di Dio. Sì, colgo appunto l'occasione per fargli i complimenti, ragazzo fantastico, penso che oltre alle sue appunto capacità tecniche, tattiche, per quello che può essere diciamo il coso calcistico, quello che veramente c'è da dire di Gerardo, che è un ragazzo di un'umiltà, di una serietà e di una, come posso dire, di una, è veramente dentro di un gruppo lui fa la differenza, perché è veramente un ragazzo eccezionale. Ecco, quel gruppo, quella Caperanese che arrivò seconda in eccellenza, vinse gli spareggi, quelle doppie sfide. Tra l'altro il Sesto era arrivato terzo, avevate vinto anche lo scontro diretto a Sesto con un 2-0 senza storie. Quello di nuovo era un gruppo forte, un bel gruppo di giocatori. Sì, appunto, hai detto bene, Joel. Quello era veramente un gruppo. Siamo stati, penso che abbiamo passato 10 mesi fantastici quell'anno. La cosa che ci ha contraddistinto appunto con squadre come il Sestri Levante, che penso che era una delle più attrezzate quell'anno, è stato veramente quello, che siamo riusciti ad essere un gruppo fantastico e a toglierci una grandissima soddisfazione, che è stata quella di portare la Caperanese in Serie D per la prima volta nella sua storia. Ecco, fatto bene a ricordare questo, perché comunque dispiace che una squadra come la Caperanese non ci sia più, perché sapete come la proprietà si è spostata a Sesti, però insomma quello che è stato fatto a Caperano da Stancampiano, da Rei, da tutti Croce, quei giocatori, Croci, Carlos Franz, insomma sì, una grande squadra, Dolce, insomma una squadra sì, veramente molto forte, che ha fatto veramente bene, è giusto anche ricordare. Intanto scorrono ancora le immagini, abbiamo detto che per il Rapallo, oltre a Gianni Florio, che è un gradito ritorno a Rapallo, ma proprio nel Tiguglio, perché comunque Florio ha giocato sia
nella palo sia nella Samogitanese sia nel Sesto Levante. Oltre appunto alla rete di Florio, c'è da segnare appunto la rete di Gerardo Di Tio, giocatore che appunto ha giocato in quella famosa Capairanese. E ancora scorrono le immagini, Rapallo che comunque dopo il, diciamo così, la sparizione dell'anno scorso è ritornata per via appunto della non iscrizione del Vallestura, titolo sportivo appunto acquistato dai bianconeri. Rapallo che sta facendo molto bene, mentre si può dire anche altrettanto della Samogitanese, che magari con qualche mezzo economico in meno comunque sta facendo delle eccellenze con la E maiuscola, mentre purtroppo quest'anno, ma già un po' l'anno scorso, Riva Samba non sta andando bene in zona play-out. Di questa partita abbiamo le immagini di Davide Cucu, a fine partita abbiamo ascoltato i due allenatori, ma ascoltiamo in particolar modo Natalino Bottaro, che non è mai scontato quando parla. Allora, mister Bottaro, questa giornata, al di là dell'episodio sfortuito del retropassaggio a Olmo, è stata una giornata in cui si è visto proprio poco a livello di gioco. Io direi niente, non poco. C'è poco, già te, poco già tanto. Per niente nel modo più assoluto. Manca quella che... ma quella voglia, quella determinazione che serve per giocare in questi campionati. Purtroppo ora ne arriva Samba, mancano alcuni elementi importanti, qualcuno già è rientrato, ma era un mese che non giocava e si sente la mancanza. Noi effettivamente tutte le domeniche giochiamo con 5-6 fuori quota e non sono pochi, poi alla lunga si sente la mancanza di alcuni giocatori. Molto probabilmente se non succedeva l'errore di Pozzo la gara finiva 0-0, perché né noi né loro eravamo in grado di fare gol. Questo è un dato di certo. Però domenica abbiamo sbagliato, abbiamo perso, oggi abbiamo sbagliato, abbiamo perso, punti non se ne fanno e poi diventa sempre difficile arrivare a un certo punto del campionato a fare punti. E gli anni trascorsi è già successo parecchie volte questa cosa. Ora speriamo da mercoledì di poter riprenderci un pochino, anche se no. Ecco, mercoledì arriva un'altra squadra che è nei bassi fondi della classifica, la Cairese. È già uno scontro salvezza? Ma cioè, parlare di scontro salvezza adesso non mi sembra più il caso. È che la cosa più importante è che adesso cerchiamo di metterci in una condizione di andare sul campo con più testa, perché se uno viene al campo ed è svogliato non se ne esce fuori. Anche oggi c'erano troppi giocatori svogliati, cioè non so per quale motivo, non riesco a capirlo, non so. Questa cosa pensi che dipenda da una squadra troppo giovane, manca esperienza? Manca tanta esperienza, quello sicuramente, perché con 5-6 fuori quota poi alla fine è chiaro che manca l'esperienza. Sicuramente è un dato di fatto importante. Ora speriamo, come ho già detto, di recuperare tutti i giocatori, perché anche oggi ne mancavano altri 4, quindi di conseguenza se riusciamo a recuperarli tutti si può sicuramente far meglio. Allora mister, oggi sono arrivati 3 punti, forse un po' insperati, e soddisfatto della gara? Dei 3 punti sicuro, della gara un po' meno. Obiettivamente non abbiamo fatto una buona partita, ritorniamo a Genova con i 3 punti, però il calcio è questo, in altre partite meritavamo molto di più e abbiamo raccolto 0. Oggi siamo riusciti a portare a casa 3 punti col minimo sforzo, onestamente. Ecco, questa Molassana, che praticamente era ultima in classifica, oggi recupera punti proprio sul Riva Samba. Cosa si aspetta dal futuro di questa squadra? Riuscirete a rimanere in categoria? Io mi auguro di sì, è il nostro obiettivo. Noi siamo partiti con una squadra che non supera i 20 anni come media, 19, e se riusciti a portare, dobbiamo salvarci e basta. Poi se ci salveremo giocando bene come abbiamo fatto le altre partite è meglio, se non ci abbiamo provato retrocederemo divertendoci, però ecco, lo scopo è quello, non ne faremo un dramma se si retrocede, però cercheremo di vendere caro la pelle come abbiamo fatto mercoledì con Magrazzurri o 2 domeniche fa con Rapallo. Ecco, la classifica è un po' deficitaria anche perché abbiamo incontrato, secondo me, Magrazzurri, Rapallo, Ligorna e Ventimiglia, che sono squadre, secondo me, rispetto a noi sicuramente di un'altra categoria. Ecco. Ora dovremo incontrare quelle un po' più di fascia abbordabile e speriamo di far punti lì. Se arriveranno giocando bene, meglio.
la fortuna come oggi non si invece può aiutare, ma le ripeto, con Rapallo meritavamo l'1-1 e abbiamo perso, con Ventimiglia l'1-1 e abbiamo perso, perciò dico che poi alla fine i conti dovrebbero tornare. Oggi prendiamoci 3 punti e non siamo più ultimi, godiamoci almeno questa settimana, ecco. L'allenatore del Molasera se la ride come, perché forse anche incredulo di come è riuscito a ottenere la vittoria contro il Riva. Avete visto il gol preso dai Calafati, un po' un gol che grida, un po' vendetta. Marco, un martello Stancampiano, perché vedevo che ti riprendeva sulle punizioni, insomma, è uno poi in allenamento credo che uno... com'è? Sì, sì. No, Beppe non molla mai. Dal martedì fino a che finisce la partita la domenica, però nel senso per i ragazzi più giovani comunque è un elemento importante nello spogliatoio, perché ti sprona sempre a dare il meglio di te, a fare bene per i tuoi compagni. È un ragazzo che ha tanti anni che gioca a calcio, che ha sicuramente tante esperienze, quindi è importante nello spogliatoio anche per questi motivi, oltre che poi è uno dei portieri penso più bravi della categoria. Quindi per noi è un elemento importantissimo, ecco. Beppe, sei uno che sempre insomma pressi i tuoi compagni, però sei anche un bonaccione, perché poi quando finiscono le partite vai sotto la gradinata. Assolutamente. Dai, io... tifosi, sei diventato l'idolo dei tifosi, eh? Beh. No, te lo dico, no, perché abbiamo visto 2 o 3 tue uscite dai spogliatoi che già eravano già sotto la doccia i tuoi compagni, sì, e te sei uscito di nuovo. Un po' appunto un giochino che abbiamo fatto con i nostri tifosi, quello di magari tornare dentro e poi riuscire, ma io penso che comunque appunto cerco di spronarli quanto il più possibile magari durante la settimana, ma soltanto per il discorso che veramente io penso che ci sono dei giovani in squadra da noi che in queste categorie possono essere soltanto che di passaggio, come Marco, come Dolce, ti dicevo, gli stessi ragazzi cosiddetti under, Melli, Pescatore, Lorenzini, Testoni, Besana, tutti diciamo i ragazzi un po' più giovani. Io penso che se loro quest'anno stiano concentrati e sul pezzo, per come si dice, per tutto l'anno, e seguono veramente il nostro allenatore, che è una, penso che meglio di Baldini non poteva capitarci a questi giovani. Appunto lui da giocatore ha vinto tanto, è uno che ha fatto le categorie importanti e perciò dove si può imparare tantissimo. E io penso che da giovani trovarsi davanti un allenatore, una persona, un uomo, come dicevamo, come lui, può essere soltanto un trampolino di lancio. Ecco. Tanto, prima ti chiedo scusa perché ti ho chiamato, ma ho fatto un errore allucinante. Ho detto, ho fatto un insieme di Marco Firenze e Beppe Dolce. Ho detto Marco Dolce, sì, vabbè, comunque. Non c'è problema. Va bene. Ascolta, stai trovando la via del gol con abbastanza frequenza. Il merito della posizione in campo, sei posizione che preferisci? L'unico merito di tutto questo sono i miei compagni, e sono grazie a loro che io mi trovo più facilmente davanti alla porta, comunque in condizioni di poter segnare. Perché se non ci fossero loro, il calcio si sa, si gioca in 11, e quindi il merito è tutto loro, che mi mettono in condizioni, ecco, di poter esprimere al meglio quelle che sono le mie qualità dentro il terreno di gioco. Davide, proviamo ad ascoltare Gabriele Garbarino, proviamo a collegarci, vediamo un po' se ha finito l'allenamento. E nel frattempo vi ricordo che anche in Eccellenza ci sono delle partite da recuperare per via dell'allerta meteo di 2 settimane fa. Dopodomani, ovvero mercoledì, si giocherà Riva Samba Caeresa all'Andersen di Sesto Levante alle 15:30, mentre al Macera di Rapallo il Rapallo ospiterà la Sestrese, ma alle ore 15. Ripeto, i recuperi si giocheranno dopodomani. Per l'Eccellenza Riva Samba Caerese alle 15:30 all'Andersen di Sesto Levante e Rapallo Sestrese alle ore 15 al Macera. La Samagritese non deve recuperare perché è stata una delle poche squadre del nostro territorio che in quel fine settimana aveva giocato regolarmente a finale ligure. Mentre domenica il turno prevede regolarmente Quigliano Rapallo, quindi trasferta per i bianconeri di Stefano Fresia, e poi c'è il derby tra Samagritese e Riva Samba. Non riusciamo ancora a sentire Gabriele Garbarino, riproveremo tra qualche minuto. Apriamo la pagina di Serie D, apriamo con il fatto che mercoledì, qualche
giorno fa c'è stato il turno di recupero per quanto riguarda appunto la Serie D. Il Sesti, come detto, aveva vinto 3-0 in trasferta contro il Borgo Manero. Le reti sono state siglate da Firenze, da Piacentini, da Longobardi. Il Rapallo aveva perso 3-1 contro l'Oltrepò Voghera, e ricordiamo che l'Oltrepò Voghera sarà il prossimo avversario appunto dei Corsari domenica. Per i bianconeri del Rapallo aveva segnato Tadeucci, e la Lavagnese aveva vinto 1-0 contro San Colombano al Riboli mercoledì grazie alla rete di Amirante. Di questa partita abbiamo le immagini sono di Davide Cucco, abbiamo ascoltato anche a fine partita Andrea Dagnino, ascoltiamo. Nel recupero di Serie D, la Lavagnese ha battuto al Riboli di Lavagna il San Colombano 1-0 grazie al gol messo a segno da Amirante. Siamo qua con Andrea Dagnino, allenatore bianconero. Che partita è stata, mister? È stata una brutta partita, come ci aspettavamo. Quando vieni da una vittoria in casa della prima in classifica contro una squadra che apparentemente è sul fondo della classifica, c'è il rischio di sentirsi la pancia piena e di pensare che tutto sia più facile del previsto. Questo è stato il risultato. Abbiamo giocato contro una squadra che era venuta dichiaratamente per lo 0-0, e trovare un buco in mezzo a 10 giocatori sotto la linea della palla è stato complicato per 75 minuti, 80 minuti. Poi da lì in poi credo che, essendo passati la difesa 3 con una punta in più, avevamo trovato gli spazi giusti. Da quel momento siamo rimasti in 10, poi addirittura in 9 per l'infortunio di Avellino, e alla fine abbiamo sofferto, però questa squadra ha dimostrato che anche l'inferiorità numerica ha trovato un sistema per soffrire poco. Poi purtroppo qualche volta non ci si riesce. La Lavagnese è prima insieme a Sestri. Bello perché credo che renda merito al lavoro che stiamo facendo noi e Sestri con l'evento di risaliti ha trovato la quadratura, l'entusiasmo. Questo è bello perché ci sarà competizione. Io mi auguro, sarebbe bello se fosse una lotta a due fino alla fine con Sesti che arriva secondo. Adesso c'è già la sfida col Deltona, insomma, partite anche infrasettimanali scombussano un po' anche i tuoi piani di allenamento, immagino. Ma io credo i ragazzi preferiscono giocare che allenarsi, quindi loro sono contenti. Io ho un po' meno tempo, purtroppo abbiamo qualche infortunio di troppo, Di Leo non recupererà, Avellino si è fatto male, ma comunque sarà squalificato insieme al sottoscritto, e cercheremo di trovare una soluzione, ma adesso io credo che sia giusto, visto che è capitato poche volte in questi anni, siamo là davanti, di goderci almeno un'ora di relax, perché abbiamo lavorato tanto e credo che ce lo meritiamo. Guardi, dite, non ci passa. Bene, è finito il servizio relativo al recupero di mercoledì tra Lavagnese e San Colombano, vinto dai bianconeri grazie alla rete messa a segno da Mirante. Due palloni toccati da Mirante, uno è andato dentro, ma Mirante è un cecchino infallibile. Abbiamo sentito appunto le parole di Dagnino, perché è stata una partita importante, perché ha fatto sì che la Lavagnese e Sestri andassero in testa alla classifica. C'era anche la Caronese, ma poi la Caronese è stata battuta ieri da Sestri. Adesso dovremo avere in collegamento Gabriele Garbarino, facciamo un passo indietro alla seconda categoria perché Gabriele Garbarino si allena come molti giocatori dilettanti. Pronto Gabri? Buonasera Joel. Ciao Gabriele, intanto io ti ringrazio perché vieni da un allenamento e William Bottare vuole fa lavorare molto. Sta finendo, grazie a voi che mi avete fatto interrompere una piccola serie di allunghi, quindi grazie a voi del disturbo, tra virgolette. Allora Gabri, 7 gol al Sestiere, il risultato parla chiaro, ma com'è stata la partita? Ma una giornata ancora calda, e abbiamo trovato il doppio vantaggio nel primo tempo e poi nel secondo tempo probabilmente la nostra condizione fisica ha avuto la meglio rispetto a quella dei Sestieri, e andavamo con facilità in rete ogni volta che trovavamo spazio nella difesa ospite. Gabri, c'è questa incognita delle due squadre del Golfo Paradiso, Sori e Prorecco, dovete stare attenti, eh? Il Sori me ne hanno parlato molto bene, l'abbiamo anche affrontati in Coppa Italia e abbiamo perso la prima sfida in casa, vedremo al ritorno, e li ho visti molto in palla, con una buona idea di gioco. E del Recco poche notizie, però sono ancora imbattuti, quindi ci sarà da guardarsi anche da loro. La Ciassetta è un po' una sorpresa, secondo te, eh? Ma la Cessetta, tanto entusiasmo, è arrivato qualche bel giocatore nel mercato estivo, ha cambiato allenatore, quest'anno penso abbiano voluto fare le cose molto bene, la rosa è molto ampia e non è proprio una sorpresa, io me l'aspettavo e si sapeva che comunque avrebbero potuto fare un bel campionato. Poi Joel, è la quarta giornata, è ancora presto per fare delle disanime conclusive, diciamo. Quindi richiedono al campo. Ascoltami, adesso giocate con l'Ariese, che partita sarà?
Ma una partita difficile, un campo stretto, e però la stiamo preparando fino ad oggi nel migliore dei modi per cercare di portare via, anzi obbligatoriamente portare via i tre punti. Gabri, insomma, tu hai giocato in tanti ruoli per questo Real Fieschi, ci dai, dai proprio l'anima per questa squadra, eh? No, ho sposato il progetto del presidente Levaggi e cerco di applicarmi nel modo migliore possibile, a seconda di quanto mi richiede l'allenatore, il presidente, la dirigenza, sono un po' il tuttofare di questa nuova società levantina. Che risposta diplomatica, ti ringrazio Gabri. Grazie a te Giorgio, spero di ritrovarti presto in studio a parlare un po' di tutte le categorie. Ti saluto a tutto il Fieschi, la presidenza, la dirigenza, la segretaria e tutto lo staff. Va bene, grazie Gabri, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Abbiamo ascoltato anche Gabriele Garbarino, centrocampista del Real Fieschi, abbiamo visto la Serie D con i recuperi e adesso vediamo le immagini del Sesto Levante che ieri pomeriggio a Caronno nel Milanese ha sconfitto appunto la Carronnese che era in testa insieme appunto ai rossoblu e ai bianconeri di Andrea Danini. Andiamo col servizio e poi torniamo in studio. Il Sestri Levante spugna Caronno vincendo 1-0 grazie alla rete di Marco Firenze nella prima frazione di gioco. Con questa vittoria i corsari consolidano il primo posto in classifica in coabitazione con la Lavagnese. La gara si mette subito in discesa per i rossoblu. Dopo soli 10 minuti Firenze dal limite dell'area aggancia un tiro diagonale proveniente dalla tre quarti e con un preciso rasoterra insacca le spalle di Del Frate 0-1. Al quarto d'ora Moretti intercetta di testa un cross di Giudici, ma la palla per i padroni di casa sfila fuori di poco. Il match è particolarmente sentito, le squadre in campo si equivalgono e sono continui, batti e ribatti da una parte all'altra del rettangolo di gioco, con le due retroguardie capaci a disinnescare qualsiasi incursione dell'attacco avversario. Alla mezz'ora i Lombardi con Moretti con punizione angolata costringe Stancampiano alla respinta sopra la traversa senza troppe preoccupazioni. Al quarantesimo ancora Firenze su calcio da fermo sfiora la traversa a portiere battuto. Nella ripresa la Caronnese accelera cercando la rete del pareggio, ma la difesa del Sesto Levante si dimostra sempre attentissima. Al 59esimo da registrare un'occasione dei padroni di casa che nasce da un cross sulla corta distanza di Giudici per Moretti che a pochissimi metri dalla linea di porta calcia altro sopra la traversa. La Caronnese continua ad attaccare ma l'Unione gestisce al meglio e con tranquillità le azioni offensive locali e così il risultato al triplice fischio finale di 1-0 a favore del Sesto Levante. Questi erano un po' più indietro, eh? Li aspettavano proprio. Sì, sì, come abbiamo detto prima, sono partiti molto rinunciatari, erano tutti 11 giocatori erano schierati dietro la linea della palla, dentro la loro metà campo e fino a che non siamo andati in vantaggio è stata così la partita, noi abbiamo avuto il possesso di palla e loro si difendevano di più. Poi dopo il nostro gol è cambiata un po' la situazione e siamo stati noi che ci siamo difesi, ecco, fino alla fine della partita, avendo anche un'occasione importante con Pescatore a 10 minuti alla fine per chiudere la partita sul 2-0. Però siamo, ecco, come abbiamo detto prima, siamo stati molto bravi a difenderci, non abbiamo rischiato quasi niente e abbiamo portato a casa la vittoria. Beppe, che campionato ti sembra questo? Abbiamo visto, abbiamo anche detto che forse voi non siete più forti, neanche la Lavagnese, forse ci sono altre squadre che magari tecnicamente hanno qualcosina in più, voi avete il gruppo, ma sembra che questo sia un campionato particolare perché comunque si alternano anche risultati un po' strani delle volte, o no? Sì, assolutamente, dici bene, cioè, secondo me, poi al di là appunto che comunque come delle compagini come il Cune che aveva allestito una gran bella squadra o l'Aqui magari, secondo me quello che ti porta veramente in fondo a un campionato di questo molto impegnativo e dispendioso, perché comunque ci saranno 38 partite, siamo 20 squadre ed è veramente lungo, sarà veramente la concentrazione e diciamo anche un po' di fortuna nel non subire tanti infortuni e che ti porterà veramente a giocartela fino all'ultimo. Noi ci abbiamo dalla parte nostra, come dicevamo, la serenità comunque e la consapevolezza,
che dobbiamo scendere in campo ogni domenica, come ci dice appunto il mister, cercando di esprimere quello che facciamo, che lavoriamo durante la settimana, e cercando di portare a casa ogni domenica i 3 punti senza guardare tanto nella classifica o senza farci tanti castelli, diciamo, ecco. Pensare domenica dopo domenica e poi verso febbraio, fine marzo, vedremo un po' dove saremo, ecco. Ecco, i tifosi hanno grande, ecco, questa è un'immagine credo del derby con la Lavagnesa a fine partita, con i giocatori che vanno a festeggiare sotto la gradinata Gori. I tifosi hanno grande entusiasmo, hanno grande attesa per già la partita di domenica, ma anche voi avete una voglia matta di giocare già questa Assolutamente, partita, eh? assolutamente sì. E come dicevamo prima della trasmissione, domenica finita la partita, eravamo nello spogliatoio, stavamo ancora festeggiando per la vittoria e c'era già qualche elemento del gruppo che diceva che non vedeva l'ora di poter giocare domenica la prossima partita. E domani ci alleniamo, inizieremo a preparare nel migliore dei modi la partita di domenica e speriamo di continuare su questa strada, di portare di nuovo a casa un risultato positivo per noi, per i tifosi e per la classifica. Mi spendete due parole per Longobardi, che è uno di quegli attaccanti che non stanno fermi in aria, ma tornano indietro, recuperano palla, corrono, 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 insomma. Sì, Christian, oltre appunto la sua esperienza, che comunque è un giocatore penso di un'altra categoria, come appunto lo afferma la sua carriera, ha fatto veramente poche volte la Serie D. È innanzitutto un uomo squadra, uno che ha sposato veramente il progetto, ci dà tanto a livello calcistico, ma anche a livello umano, fuori dal campo. Io penso che appunto per noi è stato veramente un gran colpo Longobardi perché comunque appunto è uno che non solo lavora per se stesso, per un attaccante nel fare gol, ma anche per la squadra e per il resto dei compagni, tirandosi fuori e cercando anche di farne fare al resto della squadra. Sarebbe perfetto, ma fa qualche dribbling di troppo forse. No, 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 guarda, per me Christian è come fosse un fratello maggiore. Anche sabato eravamo in ritiro a Caronno, era in camera insieme a me e mi ha dato consigli fino a che non ci siamo addormentati per la partita del giorno dopo. E per quanto riguarda il suo modo di giocare, l'abbiamo visto più volte rincorrere gli avversari quando perde palla fino alla nostra bandierina. Cioè, è un esempio per tutti noi, per i più vecchi, per i più giovani, perché comunque è un giocatore che, come ha detto Beppe, la sua carriera ha fatto una carriera importante, la continuerà a fare sicuramente. E non gli manca la voglia appunto, di mettersi in gioco come sta facendo anche quest'anno. Continua, fa gol, fa fare gol, dà una mano alla squadra e per noi ecco, è fondamentale sia in campo che comunque nello spogliatoio perché ha un'esperienza tale da poter insegnare ai ragazzi più giovani come andare avanti nel calcio, ecco. Immagino che sia la stessa considerazione che si possa fare per Boisfer, esperienza Sì. e altro. Rodrigo è il nostro capitano, ha fatto 200 partite nei professionisti, nel calcio, quello che conta nel calcio vero, è stato con noi sin dal primo giorno, si è messo a disposizione di tutti, anche lui fuori dal campo è un ragazzo che ha sempre una parola giusta per tutti, per i ragazzi più giovani soprattutto. E anche lui si è messo a disposizione del gruppo e sta dimostrando domenica dopo domenica di essere un giocatore che merita ancora di fare tante partite. Ci sta dando una grossa mano perché comunque se ha fatto appunto tutte quelle partite comunque in Serie A, Serie B è un motivo, cioè, ecco. Forse è un po' un diesel, ha dovuto un po' pian pianino prendere la forma, diciamo, quella ottimale. Sì, cioè lui ha una struttura fisica, muscolare, diciamo, un po' più importante, C'ha no? un po' il paccio che è tra le Ecco, mie hai detto bene gambe. tu, e perciò sicuramente ci è voluto un po' di più per lui smaltire il lavoro fatto in ritiro e trovare la migliore condizione, quella che sta trovando appunto, nelle ultime settimane. Io penso che da qui alla fine ci possa dare veramente tanto per il nostro campionato. Ascolta Beppe, te col Chiavari hai vissuto dei derby infuocati con la Lavagnese, adesso
è presto, si sono giocate 9 partite, siete là con la Lavagnese, però tant'è che sei per la Lavagnese in mezzo alla tua strada. Ma sì, ma ti dirò, guarda, per noi è veramente stimolante, non, penso non soltanto per noi quanto anche per loro, trovarsi due belle realtà come Sestri, come Lavagna a distanza di 10 km che possano competere ogni anno magari per dei risultati veramente importanti. Io spero, come appunto diceva anche prima l'allenatore della Lavagnese, che da qui alla fine possiamo arrivare fino in fondo a giocarci questo campionato e magari appunto essendo noi a puntarla alla fine. Ecco. Ascoltate, sorprende un po' Rapallo Bogliasco in quella posizione di classifica, anche perché sì, è vero, non è la stessa squadra dell'anno scorso, però elementi forti ce ne sono. Sì, sì. Io personalmente l'anno scorso non la conoscevo come squadra. Quest'anno ci sono giocatori importanti come Andrea Ferretti, come Marino Taddeucci, che sono giocatori che hanno fatto tanti anni professionisti nel calcio in Serie C soprattutto, e quindi probabilmente hanno avuto un inizio un po' difficoltoso, si riprenderanno sicuramente perché hanno degli ottimi elementi in squadra e si riprenderanno col corso del campionato la classifica probabilmente che meritano, che non è quella di ora secondo me, ecco. Beppe? Sì, onestamente anche diciamo all'inizio io non pensavo che magari la Pallo diciamo a oggi si potesse trovare in una situazione un po' complicata come adesso, però siamo comunque ancora alla nona giornata e io sono sicuro che la Pallo da qua alla fine si tirerà fuori appunto un po' da questa situazione e dirà la sua in questo campionato. Saremo anche alla nona di campionato, però già l'Acqui ha cambiato allenatore, si è dimesso, il Cuneo ha esonerato l'allenatore, c'è il Cuneo di Carlos Franza che è un po' in ritardo in classifica, 13 punti, la Lavagnese Sestri ne ha 21. Come l'ha vedete il Cuneo di Carlos? Già Carlos fa già paura di per sé, però... Appunto, Carlos è un elemento appunto veramente importante, lo dicono i numeri in questi ultimi anni per i gol che ha fatto, diciamo. Ma non solo lui, io penso che comunque il Cuneo sia una delle più attrezzate fin dall'inizio per cercare di vincere il campionato. Diciamo che appunto siamo alla nona giornata, ancora è lunga, sicuramente è un po' in ritardo, ma io penso che comunque appunto c'è da stare sul pezzo perché è veramente, veramente ancora lunga. Credi nel ritorno del Cuneo? Assolutamente sì, hanno giocatori appunto importanti come Carlos, come Soragna, come tanti altri della loro rosa, e se hanno mandato via l'allenatore probabilmente perché c'era qualcosa che non andava, e siccome hanno tante qualità probabilmente anche loro verranno fuori alla distanza e dovremo essere bravi noi a mantenere le posizioni alte della classifica, perché sicuramente squadre come il Cuneo e il Rapallo Bogliasco e l'Acqui alla lunga hanno dei valori che usciranno fuori. Ricordiamo il prossimo turno di Serie D, Chieri Lavagnese, Sestri Levante oltre a Povoghera al Sivori di Sestri Levante appunto, e Rapallo Bogliasco Caronnese al Macera di Rapallo. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio Giuseppe Stancampiano, portiere appunto del Sestri Levante, ringrazio Marco Firenze, attaccante appunto Rosso Blu, ringrazio anche Marco Pinate e Davide Cucu in regia, ringrazio tutti coloro che hanno aiutato la nostra trasmissione con i contributi filmati, io rinnovo l'appuntamento con Punto Sport a lunedì prossimo, rigorosamente in diretta come ogni sera, e vi lascio alla programmazione di Entra TV e vi auguro una buona serata.